come allenarsi con la visualizzazione. E che secondo me è una risorsa che è sottovalutata, o meglio, ok, per dirla in modo molto sincero, se la filano in pochi, e invece non è niente male. Premesso, io non sono assolutamente un esperto per quanto riguarda la visualizzazione e strumenti del genere, quindi il mio suggerimento è, se l'idea vi piace, trovate un esperto, ovviamente. Il grosso vantaggio degli esercizi di visualizzazione è che praticamente è una forma di allenamento che potete fare senza aver bisogno di niente, cioè state seduti a casa e potete fare allenamento da quel punto di vista, ecco. Non avete bisogno di cambiarvi, non avete bisogno di sparring partner, non avete bisogno di niente. Per contro, se non è qualcosa, se volete fare visualizzazioni su qualcosa che non avete mai fatto, in particolare se parliamo di alcuni tipi di situazioni e condizioni, vi mancano completamente le pressioni, le sensazioni fisiche da inserire all'interno della visualizzazione. Il tipo di visualizzazione che faccio io, se parliamo di situazioni, diciamo, di difesa personale, che faccio che centellino, perché comunque la carica emozionale ce l'è lo stesso, cerco di inserire quanti più dettagli possibile, quindi non solo quello che vedo, ma anche quello che sento dal punto di vista fisico, il che vuol dire le pressioni, il che vuol dire gli odori anche, cioè il fatto di avere per esempio una persona che ti strangola, sentire il fiato, sentire quanto più realistica è, tanto più il tuo cervello ci lavora correttamente, diciamo così. Per contro c'è un altro tipo di visualizzazione che tu puoi fare, che almeno io faccio, che prendete sempre tutto con grano salis, ragazzi, e verificate con altre fonti, verificate quello che funziona per voi. Un'altra che faccio quando voglio capire come migliorare una determinata tecnica, magari perché non mi esce, e allora in verità faccio due cose. Una riguarda chiaramente l'aspetto della visualizzazione, quindi la provo sia in soggettiva, quindi immagino me stesso che mi muovo esattamente come se vedessi dai miei occhi, e l'altra è mi guardo da fuori, che è un altro bell'esercizio, cioè vedi te stesso come ti muovi in 3D e ti sposti, ti manipoli praticamente. È un bell'esercizio anche su tecniche che conoscete. E anzi, mi spingo a dire che diciamo, la cartina tornasole del fatto se conosciate o meno bene una tecnica, in profondità una tecnica, sta nel fatto che voi riusciate a visualizzare voi stessi in 3D mentre la eseguite. Dov'ero? Ah sì, un altro modo è che secondo me è molto più approcciabile e facile da fare. Vi servono 4 metri quadri o anche 1 metro quadro se siete, se siete abbastanza precisi. E fare shadow boxing, ma immaginando veramente un combattimento. Quindi non state lanciando pugni all'aria a cazzo, che è un qualcosa che boh, si può fare, ma fondamentalmente è un riscaldamento. È un lavoro fisico e basta. Se vuoi metterci anche la testa, immaginati davvero un combattimento. Quindi immaginati come lui tira i colpi, che cosa stai facendo, quando colpisci che cosa succede al suo corpo, l'impatto, come si sposta, come lo insegui, eccetera, eccetera.